Abbiamo fatto appena una premiazione internazionale al Teatro Dal Verme con Vittorio Sgarbi, sì. E c'era anche Paolo e Marco Travaglio, che è del giornale, sì. C'è quell'altro della Verme. Ma eccoci, non lo sapevamo, eravamo in onda, cari telespettatori, ce l'abbiamo dei nuovi invitati che si sono raggiunti. Il proprietario del Radio 104, le nostre famose lezioni di stile che lo ascoltate ogni mattina, il nostro caro Chicco Riva. Di nuovo con noi la nostra artista, grande artista Mary, e anche il nostro modello over, regista di Radio 104, il signor Gianni Il Conte. Buonasera. Buonasera. Un onore essere qua davanti. Ragazzi, che dire, tutti eleganti, tutti fashion, siete secondo le tendenze, siamo nella settimana della moda, nel top qui al centro conferenze Fortefuente sul nostro bellissimo lago di Como. Irina Tirdea per voi, evidentemente lezioni di stile. Iris Collection Milano. Vorrei parlare proprio di stile, se siete d'accordo. Come definite lo stile, signor? Come definisce lo stile? Lo stile dipende da dove viene applicato, perché può essere stile su una costruzione, su un veicolo, su un vestito, su un modo di vivere. Lo stile è una definizione un po' vaga, bisogna definire lo stile in generale. Allora, lo stile in generale, secondo me, è una persona che si contraddistingue dalle altre, perché lo stile delle altre vuol dire che ha innatamente una dote che non tutti hanno, che è quella di scegliere il proprio look in base alle proprie occupazioni, esigenze, oppure serate, oppure lavoro, eccetera eccetera. Bravissimo. Io concordo tutto con lui. Tutti per cui lo parliamo. qui ce l'abbiamo un esempio, guardatelo bene, Matteo, inquadralo bene. Un esempio. Ho mangiato troppo questo giorno perché mi sto diventando da Chicco. Come al solito, bella compagnia. Però 12 km di corsa. Ah, beh, sì, stamattina loro mi hanno invitato, ho mangiato il primo, il secondo e vino a acqua e campetto. E tutto il resto. E quindi la pancia si è. Anche il dolce. Anche quello. Ma dobbiamo dire che l'attitudine è quella che conta, no? Il nostro Conte fa la corsa anche con stile, no? Sul lago di Lecco. Sul lago di Lecco, sì. Tutti i giorni 12 km. Allora, quindi, tutte le donne che fanno facciamo un appello al nostro caro sindaco Brivio, il nostro amico di lezioni di stile, che stiamo provando di promuovere il nostro lago anche dal punto di vista dello sport, della salute, no? L'aria pulita, giusto? Bellissimo, poi c'è questo tragitto, questa pista ciclabile, mi sembra 50 km, cos'è? 50 km. È bellissima, c'è un sacco di gente. Domani sono già lì a correre. Trampolini. Quindi lasci il tuo famoso lago di Garda per lago di Como, addirittura a Lecco, noi ti aspettiamo, il nostro bel gruppo. Però lago di Como per me è molto romantico. Beh, quello è vero. Quello è vero. Noi siamo molto romantici, quindi è la settimana della moda. Sì. Invito anche la mia modella, guarda, lo vediamo qui, Zara, vieni qui con noi, dai, così dai il tocco, no, di moda per questa sera, no? Qui ce l'abbiamo una creazione haute couture, la tendenza di questo autunno-inverno, per chi vuole un po' trasgredire, non necessariamente a questi livelli. Lo vediamo in un'altra puntata come si può abbinare questo abito, ovviamente, no? Sì, assolutamente, si può anche girare. È sempre uno stile, questione di stile, un'altra domanda per voi. Pensate che solo si dice così, che il colore nero, no, è elegante, però considerate che solo questo, o accettate anche le mie trasgressioni di colore? Per me il nero, quando sono incavolata nera, mi vesto di nero. Però oggi no, perché con te eleganza. Però quando sono incavolata,
quando mi vedo quindi nera. Ti stanno influenzando i colori, giusto, hanno ragione. Ti ricordi cosa facevamo nella trasmissione di lezioni di stile, no? Che avevo martellato con questi colori che ti cambiano lo stato d'animo, è vero, dall'altro devo precisare che la scelta dei colori non lo facciamo noi designer, la fa proprio l'Istituto Pantheon, dove c'è una intera ricerca che si basa anche sull'influenza della società, se lo vogliamo, la psicologia, visto che non viviamo dei tempi, diciamo, tutto molto sereni, almeno sulla moda trattiamo di dare un po' di colore, ecco. Io il colore per me è fondamentale, perché a parte le donne che hanno anche esigenze di linea, quindi ovviamente il nero gli fa molto comodo, una signorina adesso no, però in generale il nero è quello che maschera più di tutti. Però l'uomo invece, di solito l'uomo normale, è classico, oppure non si dà più di tanto pensiero per il colore, invece le persone che hanno quello stile che dicevi prima te, il colore è per loro è veramente fondamentale, perché sono i colori solari, per le giornate di bici, tu prendi un golf giallo, un golf arancione, una giornata d'inverno raggiungi la giornata, cioè nel senso ci sono veramente delle sfumature che ti danno giustamente una motivazione per vivere e per gioire. Assolutamente, condividiamo assolutamente, ma non poteva, cioè quello che il signor Chicco Riva lo dice è detta legge, diciamo così, anche dal punto di vista dello stile intellettuale. Ma diciamo che il mio padre morale, il signor Chicco Riva, è vero, meglio non toccare. E come le dici? Lui capo? No, ma lui ha questo stile, abbiamo parlato di stile. Vittorio ha lo stile qua, lui deve per forza, forzatamente, continuare a fare questo stile aggressivo, perché lo conoscono in questo modo. Se cambiasse non sarebbe lui. E certe volte esagera, perché sa benissimo che lo invitano nelle trasmissioni per questi exploit, che sono exploit poi esplosivi, ma che poi a fin fine pretestuosi, perché prende sempre spunto da qualcosa che non gli va, che dice l'altra persona, che però l'altra persona dice anche delle cose che non sono tutte sbagliate, solo perché non vanno bene a lui, aggredisce, diventa così, ma è il suo stile. Se non fosse così non sarebbe conosciuto. Però è un uomo di talento, di cioè lui no, la cultura, no, io lo adoro proprio. Lui è molto colto nel quanto riguarda l'arte, e ha studiato, sì, sì. E è un po' anche sopravvalutato, però comunque diciamo dal punto di vista di molte, diciamo, infatti è stato anche ministro dei beni culturali, eccetera, eccetera. Lui per amore di Dio, sul suo settore niente da dire, perché però certe volte esula un po' dal suo settore, quando va in politica, quando va in uno spettacolo, eccetera, eccetera. Dovrei essere un po' più moderato, perché sono gli scherzi della, del showbiz. Ma lui dice quello che pensa, è giusto? No, lui dice quello che pensa, però non sempre quello che pensa lui è giusto, ecco, quello volevo dire io. Condivido, ci deve essere un po' di diplomazia, fa parte del codo di buone maniere. Però sgarbi e sgarbi, sgarbi e sgarbi non possiamo fare niente. Si può permettere di tutto. Anche i Nature Day, Hitler in persona, quindi anche se è un po' colorato, no? Questo è il mio stile, certo. Io veramente vi ringrazio. Ma più che Hitler di Rottermeier. Rottermeier, perché Hitler è un personaggio maschile, tu rappresenti più la Rottermeier, che comunque era un Hitler alla donnella, Ecco, con Chicco adesso ho superato questa cosa, tra l'altro non l'ho messa io, me l'hanno messa questa titolatura di Hitler, già ho fatto un progresso, dai, diciamo una cosa, sono più femminile. Beh, insomma, almeno quello. Io vi ringrazio davvero, grazie mille per il sostegno, grazie a voi, perché ognuno di voi siete dei grandi imprenditori, dei grandi talenti. Date fashion. Siamo fashion, noi siamo fashion assolutamente. Buon fashion. Stasera è cena. Invitiamo anche te, gli spettatori, facciamo una piccola festa, ti aspettiamo qui al centro conferenze Forte Fuentes, qui nel nostro bellissimo la cucina vietnamita. Allora sì, ciao.